Continua la protesta degli agricoltori. Nella mattinata di oggi in Piazza del Popolo a Pesaro è stata effettuata un'attività di sensibilizzazione da parte di oltre 200 agricoltori che hanno partecipato con 4 mezzi agricoli. Tante le richieste. Abbiamo deciso di venire in piazza qua a Pesaro perché è un luogo simbolico, oltre a essere la piazza del capoluogo di provincia e anche la piazza della capitale italiana della cultura. Siamo qua per sensibilizzare, per parlare con i cittadini, per fargli capire che questa non è una protesta solo nostra, ma è una protesta che coinvolge anche loro, perché anche loro sono parte lesa di tutta questa situazione. Non si è sbloccato niente perché comunque ancora dalle istituzioni non abbiamo avuto risposte, non abbiamo avuto appuntamenti per parlare, per formare questi tavoli che noi vogliamo per portare i nostri problemi, perché far capire quali sono i nostri problemi. In compenso ieri abbiamo avuto un'assemblea dove c'è stata una grandissima partecipazione di addetti non ai lavori, dove abbiamo costituito il nostro movimento provinciale e dove erano presenti anche delegazioni delle altre province regionali, di Rimini, e una delegazione di una delle maggiori associazioni nazionali di protesta. Stiamo cercando, oltre la costituzione del nostro movimento provinciale, di formare un movimento regionale. Stiamo dialogando, perché poi alla fine i problemi sono tutti uguali, per formare un movimento regionale per portare un'unica voce alle istituzioni regionali. Continueremo sicuramente con i presidi, ce ne avremo uno la prossima settimana in zona Talacchio di 3 giorni. Continueremo perché dobbiamo avere delle risposte che ancora oggi purtroppo non sono arrivate.